Ho deciso di fare questa cosa appunto per loro, soprattutto per stare più tempo con loro. Ho il tempo di gestirmi se ho dei problemi. Non è una cosa facile, perché comunque sia devi sapere quello che vuoi e devi andare dritto per la strada. Sono venuta oggi a Firenze per raccontare un altro punto di vista, la storia di Andrea, un ex pizzaiolo che ha invece scelto di rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato e di aprire una sua attività per poter trascorrere più tempo con i suoi bambini. Quanto è difficile fare il pizzaiolo oggi? Perché si decide di lasciare? I tempi, i giorni, non sei mai a casa, la voglia, gli stipendi. Purtroppo siamo in un periodo che più tasse, più spese, famiglia. Tieni, ecco qua il coccolino. È un cargo bike, praticamente è una bicicletta con un cassone corredato di friggitrice, bombola a gas e frigorifero, dove praticamente ho la possibilità di fare determinate preparazioni. Per esempio io con un doppia vasca faccio una parte faccio dolce e una parte faccio salato. Faccio maggiormente pizze fritte o calzoni fritti, poi vanno tantissimo i coccoli, anche le patatine fritte e soprattutto le ciambelle il pomeriggio per i bambini a scuola. Scusate, grazie mille, figurati. Sono felice di quello che sto facendo. Mi dà più tempo per stare con la famiglia. E il lavoro va abbastanza bene, come sempre, come tutti i posti, tutti i locali, anche per me non è che sono tutte rose e fiori, come dicevo prima. Fortunatamente la mia compagna che ha un contratto part-time, quindi mi aiuta. Ma a livello di stipendio, quanto guadagnavi prima e quanto guadagni adesso? Avevo uno stipendio che mi aiutava ad andare avanti e a mantenere la mia famiglia. Adesso è una cosa nuova, ho cominciato da poco. 2 euro, signora. Mi piacerebbe ingrandire questa cosa, perché il cibo da strada viene fatto spesso con i furgoni, con le api, ma mezzi così non ce ne sono. Andrea, tra le difficoltà di questo nuovo lavoro c'è il fatto di doversi spostare continuamente. È Sì. obbligatorio spostarsi Allora, sì, continuamente? per l'itinerante è obbligatorio, soprattutto per il fatto degli orari. Variano da comune a comune. Ad esempio, a Firenze potrei star fermo solo un'ora, a meno che non ho un clientela davanti, quindi finché non ho finito di servire le persone posso continuare a restare. Per me, sfortunatamente, è un problema enorme. Arrivo sul posto, mi fermo, devo cominciare a pulire tutto, montare, accendere. Cominciare a preparare, quindi ci vuole più o meno una mezz'oretta per far tutto. Ed è Smonto tutto tutto. lavoro che viene Beh, meno, sì, è un è po' di lavoro lavoro perso. perso, sì, purtroppo sì. Questa è una cargo bike ed è totalmente ecologica, quindi insomma Ecologica, diamo sì. una mano anche A al tema spinta ambientale. muscolare. Sto andando via, vi lascio un bigliettino, magari almeno se Grazie. volete passare. Perfetto, tanto sta qui vicino noi. I bambini sono contenti, vedano, raccontano a tutti, il mio babbo è un supereroe, mi piace così. Sono felice di questo, sono felice che loro siano contenti perché giustamente non sono da solo ma siamo in quattro, quindi se non è facile per me non è facile nemmeno per loro. Però l'importante è non fargli mancare nulla, questo sì.